Ciao mia ragazzi, io sono Gaia Giselle e benvenuti ad un nuovo video. Allora, oggi ho fatto un video un po' strano, particolare, perché è un po' di tempo che leggo sui vari gruppi cosplay. Oh mio Dio, non usare il warp, il warp scioglie il sole! E siccome alcuna mia amica stava iniziando a credere che seriamente il Warbler sciogliesse al sole, ho deciso di fare un piccolo esperimento. Vi faccio vedere, il mio esperimento è stato fatto un giorno di sole pieno ad agosto, circa 32 gradi. Ho preso vari pezzi che avevo fatto in Warbler, del Warbler puro, classico Warbler, Warbler nero, rivestito poi anche in vari modi. E ho fatto appunto questo test prendendo i pezzi e piazzandoli al sole pieno dalle 11 di mattina alle 5 di pomeriggio. Sono stati tutto il tempo al sole e praticamente ho cercato di vedere cosa succedeva, se effettivamente si diventava molle o non succedeva niente. Allora, vi lascio un attimo la clip dove vi faccio vedere i risultati che sono stati. Miau miau. Allora, io sono qua nel mio terrazzo di casa dei miei e praticamente, come vedete qua, c'è il Warbler che io ho lasciato al sole per quasi 5 ore. Tenete conto, sono 5 ore che è stato picchiato contro il sole e quindi non credo voi farete la stessa cosa. Allora andiamo a vedere cosa è successo. Allora, questo è morbido, leggermente morbido, ma questo no, niente. Questo qua è un pochino morbido, ma non subisce variazioni e quindi questo è salvo. Questo non è nemmeno morbido, cioè zero proprio. Niente di niente. Poi abbiamo il black, puro black Warbler, che è tipo mollissimo. Questo vediamo, allora, solo esattamente qua nella puntina, come potete vedere, è un pochino molle, ma nelle altre parti niente di niente, solo un pochino molle qua. Warbler normale è normale, non è nemmeno caldo, cioè proprio sia da un lato che dalla parte della colla non è nemmeno caldo. Bracciale solo di Warbler è normalissimo, né caldo né niente, proprio zero totale. Questo non è nemmeno caldo, cioè proprio niente, non ha sollecitazioni né niente, non è nemmeno caldo. E questo nemmeno, è un po' caldo all'interno, ma niente di che. Vedete, questo si piega leggermente, ma ritorna subito in forma, quasi come se fosse un elastico, perché qua ho fatto anche degli altri segni, ma sono spariti, vedete? Già non c'è più il segno, se io premo, poi pian piano, puff, ritorna normale e non c'è più il segno. Pian piano poi si riassorbe e non ci sarà più segno. Vedete, già non c'è più praticamente, è ritornato liscio. Boh, che strano. Ci vediamo dopo per le conclusioni. Come avete appunto vedere da questa clip, sostanzialmente il Warbler si ammoscia, diciamo, solo effettivamente quello nero piazzato, proprio non lavorato, semplice la lastrina nera. Non credo che voi usiate semplicemente quella lastrina e quindi credo che non ci siano problemi. Come potete vedere, l'arco era... i due archi erano appunto Warbler che rivestivano polistirene e i problemi zero proprio. Erano, anche se erano caldi, erano comunque tranquillissimi, anche perché tipo quello di Kindred è stato appunto rivestito con due maniche con la vinilica, una di Plastidip, e era leggermente caldo, però non succedeva niente. La cosa che mi ha stupito dell'altro arco, quello oro e marrone, era il fatto che comunque è Warbler liscio, cioè non l'avevo proprio rivestito con niente, eppure ha tenuto divinamente. Per quanto poi riguarda appunto il bracciale grezzo, abbiamo visto che il Warbler normale non subisce variazione se lo butti 5 ore al sole, anche perché appunto per attivarlo servono temperature veramente alte, che non raggiunge se sta piazzato sotto al sole per così tanto tempo. Poi ci sono stati due pezzi, quelli grigi scuri, che diciamocelo, il grigio e il nero al sole già di per sé tendono a scottare
puntare, a bruciare, a mosciarsi persino quasi una cosa di plastica che sia bianca non succede niente, se la metti nera dei problemi li ha, così come quando entrate in una macchina nera d'estate, tipo è un forno 200 volte più caldo che quello che si viene a creare in una macchina bianca. Per cui è già più normale che dei pezzi di armatura che siano di colore scuro tendano ad avere qualche problemino in più. Ma come vi ho fatto vedere dal video, anche il pezzo che aveva, un pezzo del bracciale che era la prima prova del bracciale di Widowmaker, praticamente anche se era molle io gli facevo i buchi con le dita, quelli poi dopo 2 secondi ritornavano al loro posto. Praticamente quel pezzo, ragazzi, è stato fatto in workla normale, rivestito con 3 mani di Rinnovil e basta, per cui diciamo che come copertura di rivestimento non era quel granché. Posso capire il fatto che ceda leggermente, soprattutto se è grigio, ma come avete visto, anche se cede poi ritorna nella sua forma originaria e direi che è una cosa fantastica. Altro pezzo molto scuro, come avete visto, era il pezzo della scarpa di Widowmaker che è fatto in black warbler. Quello, se non ricordo male, ha 2 o 3 mani di colla, ma la cosa è che si è leggermente scato troppo solo sulla riga in mezza punta, che tamponando un attimo si è leggermente appiattito, ma sta cosa mi va anche meglio sinceramente, perché ho sistemato alcuni pezzi che non mi piacevano. Il resto della scarpa però era sì leggermente caldo, ma non ha subito alcuna variazione. Passiamo poi quindi alle 2 cinturone. Allora, la prima, quella bianca, è Warbla normale, rivestito da 7 mani di Rinnovil. Mi direte, sei pazzo, che è liscissimo con 7 mani di Rinnovil, è diventato liscissimo e non era minimamente caldo il pezzo. Zero totale, cioè fermo, niente, non è successo assolutamente niente. Idem l'altro pezzo di quello argentato, diciamo che è Black Warbla con 5 mani di Rinnovil. Anche quello all'interno era leggermente caldo, ma la parte esterna, sì, ok, aveva risentito un attimo del calore del sole, ma zero variazioni, zero ammosciature, niente, era perfetto. Per cui davvero, ragazzi, smettetela di avere paura che il Warbler al sole si possa deformare. No, se gli date le giuste mani di Rinnovil o gli date un buon strato di isolante che possa essere lo stucco, il gesso, quello che volete, il Warbler non va a risentire assolutamente del caldo. C'è la prova che ho fatto, veramente le prove sono rimaste al sole, vedete, 5 ore a 32 gradi picchiati sotto al sole, cosa che credo voi non farete mai quando sarete addosso un'armatura, dei pezzi di armatura, rimanere ad agosto 5 ore fissi sotto il sole con 32 gradi senza mai muovere il tuo braccio così fermo stecco, a meno che non sia un posto ventilato, ma capite che se c'è il vento che mitiga un po' il calore il problema non sussiste più. Per cui davvero, ragazzi, a meno che voi non siate seriamente bloccati tutto il giorno che ci sono 35 gradi sotto il sole pieno senza mai muovervi, allora in quel caso forse potreste avere qualche problema. Se no, davvero, ragazzi, usate il Warbler senza farvi troppi problemi, che come avete visto non scioglie al sole. Spero che questo video possa davvero esservi utile in qualche modo e soprattutto possa aiutarvi a sfatare questo grandissimo mito del cosplay. Il Warbler, ragazzi, non scioglie al sole, per cui state tranquilli e fate con tranquillità le vostre armature. Ci vediamo al prossimo video. Miau miau!